occhi, naso, bocca. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Abbiamo imparato a disegnare l'occhio, abbiamo imparato a disegnare il naso, ora la bocca. Tra i tre devo dire che è la più complessa perché è più suscettibile morfologicamente a dei cambiamenti. Ma noi impareremo un metodo che potrà essere adattabile alle varie forme di bocca, un po' come abbiamo fatto per il naso. E allora, prima di andare a imparare però, lasciami un pollice in su sulla fiducia, condividi questo video sulla tua pagina Facebook, quindi fai in modo che i bei contenuti vaghino per il web in maniera più sostanziale, perché YouTube, e come deve essere YouTube, lo decidi tu, e soprattutto vienimi a trovare su Facebook e sulla mia pagina Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso ovunque, e mi troverete sempre a vostra disposizione con contenuti creativi e non solo. Adesso basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a creare la nostra bocca. Ed ecco l'occorrente, il mio solito occorrente da disegno, un kit di matite dove ci sia la gamma B completa, sfumini, un tagliabalza per seghettare gli sfumini e farli diventare sempre puliti, una gomma elettrica, una portamine con inserito in punta un pezzo di gomma di silicone, quindi la gomma normale, ovviamente una gomma da cancellare. Il set di matite mio, ve lo faccio vedere, è questo della Dervent, non è più con questa immagine perché questo ha più di 10 anni, sì, molti di più, non è più con questa immagine, ma lo trovate ancora. Come carta io utilizzo sempre la Fabriano Mixed Media perché è ideale per il disegno, ma è ideale anche come grana perché è una semiruvida e soprattutto è un blocco che vi consiglio perché è un blocco versatile per le tecniche secche e umide, quindi un'ottima ottima carta. Vi faccio vedere la copertina, voilà, è questa qua. Adesso cominciamo subito e cominciamo con l'impostare subito il disegno. Le labbra nascono da un disegno molto semplice. Si fa partire dal disegno di 3 palline. Una di cui segneremo il centro, ok? E poi adagiate al centro altre 2 che si intersecano con la prima. Più dentro si intersecheranno, quindi più interna sarà questa sezione, più sottile sarà il labbro inferiore, più esterna sarà questa sezione, più carnoso sarà il labbro inferiore. Portiamole avanti entrambe. Ok? Quindi abbiamo quelle più interne e quelle più esterne. Nella parte sommitale della pallina superiore creiamo una curva. Okay. Intensifichiamo anche la curva della parte finale della pallina. Il resto di questa pallina lo abbassiamo un po' di tono. Da questo punto facciamo partire una linea dritta immaginaria, ok? Che in realtà non dovrebbe essere dritta, dovrebbe essere leggermente curva, ma per facilitare la cosa in questo primo step per principianti la facciamo dritta e facciamo in modo che da una parte all'altra si prendano 2 punti equidistanti. Qui dove finiscono le palline dobbiamo fare una curva convessa che tocchi l'estremità delle palline. Poi questa curva noi la aggrazieremo più o meno a seconda delle nostre esigenze. Presi 2 punti, che sono i punti più larghi della bocca, dobbiamo fare in modo che questa curva, salendo attorno alla pallina, poi crei una controcurva e ridiscenda verso questo punto. Quindi
seguiamo la pallina, controcurva e ridiscendiamo. Controcurva e ridiscendiamo, ok? Più larghi saranno questi punti, più larga sarà la bocca, più stretti saranno questi punti, più stretta sarà la bocca. Guardate, facciamo una bocca stretta e carnosa e una bocca larga e sottile. Siamo arrivati alla curvetta qui, dai lati della pallina facciamo scendere delle curve che si vadano a innestare nel punto in cui la bocca, la curva che abbiamo disegnato comincia a risalire, quindi 1 e 2. Queste linee comunque spariranno, non sono essenziali. A questo punto non ci rimane che congiungere nel modo in cui vogliamo questa parte con questa parte. Nel modo in cui noi vogliamo, perché possiamo farla più arcuata per una bocca più carnosa, meno arcuata per una bocca meno carnosa. Facciamo qui la bocca meno carnosa. E facciamo qui invece una bocca più carnosa. Adesso iniziamo ad eliminare le parti che nel costrutto non ci interessano più. Bene, adesso è solo questione di chiaroscuri. Abbiamo lavorato fino adesso con un HB, passiamo adesso ad una 3B ed intensifichiamo la linea centrale della bocca, rendendone appunto il caratteristico tratto e andando ad addossare la nostra curva più che sul labbro superiore, su quello inferiore, mi raccomando. Ok, saliamo un po' per queste curvette che abbiamo fatto, così, e anche qui delineiamo un po' meglio anche gli angoli, cioè tutte le parti che per la bocca sono più importanti. Con uno sfumino pulito comincio a spandere il chiaroscuro. E lo spando su tutte le labbra, anche perché io voglio che la matita scompaia, mi tengo leggera solo sulla parte centrale. Con una 8B ricalco la zona centrale e con un piccolo sfumino sfumo bene il tutto, specialmente questi angolini della bocca. Dall'inclinazione di questi angolini che io ho fatto leggermente all'insù deriva l'inclinazione della bocca, se invece voi li fate pendere all'ingiù viene una bocca appunto all'ingiù. Comincio a spandere con un senso rotatorio in modo da seguire proprio l'anatomia delle labbra. Vedete? E già le labbra ci sono, manca solo qualche punto luce. Riprendo la 8B, che in questo momento è molto importante perché determinerà la profondità delle nostre labbra, e la ripasso sulla fessura
l'importanza dei neri, ragazzi, di cui vi ho sempre parlato. A questo punto posso sistemare la forma delle mie labbra per come le desidero creare. Parte della bocca lo fa l'esterno, quindi partendo senza toccare il margine comincio a costruire il prolabio, che è la parte di congiunzione tra labbra e naso, questa per il setto per intenderci, e ovviamente in maniera super delicata e lasciando assolutamente in luce questa parte, do un'ombreggiatura leggera attorno alle labbra, poca perché sennò poi sembrano i baffi. Stessa cosa va costruita nella parte inferiore delle labbra, dove sfumerò perfettamente questa linea, lascerò un leggerissimo spazietto e andrò ad insinuarmi con dell'altro scuro che espanderò attorno alle labbra, lasciando un controbordo non colorato. Molto molto sottile. Mancano i bianchi che adesso andremo a tirare fuori. Gomma pane, e picchiettiamo affinché vengano fuori. Con matita ben appuntita tiro su qualche linea delle labbra e dall'altra parte le tiro giù, seguendo ovviamente l'andamento delle labbra e poi andando subito dopo a sfumare leggermente per mimetizzare l'immissione stessa. E voilà. Ora, se noi volessimo continuare, potremmo continuare per una buona mezz'ora sicuramente ad aggiungere scuri, a sfumarli maggiormente, a creare atmosfere più movimentate, ma non è questo che mi interessa in questo video. Questo video è dedicato a chi sta cominciando a disegnare una bocca. Ora vi faccio vedere la costruzione della bocca sottile, più o meno l'andamento sarà il medesimo. Voi state con me ed osservate.
Mi fermo qua. Due bocche e infinite possibilità. E ancora tanto lavoro da fare. Vi ho fatto vedere soltanto l'impostazione grafica. Queste sarebbero da maneggiare, rimaneggiare ancora a lungo. Per esempio, qui dovrei ancora intensificare il nero centrale, dovrei sfumare ancora meglio questa parte, insomma c'è ancora molto lavoro da fare, ma non è questo il video adatto. Qui mi interessava semplicemente mostrarvi il senso della costruzione. Ciao! Visto, non è poi così difficile creare e disegnare una bocca. Ragazzi, per tutti questi mini tutorial anatomici l'importante è allenarsi. Non è detto che il mio metodo funzioni per tutti. Non è detto che il mio metodo sia congeniale a tutti voi, ma provate, provate, riprovate, riprovate e adattate anche la tecnica, quindi la formazione un po' così geometrica, alla vostra creatività e al vostro modo di disegnare, di imprimere il segno sul foglio, perché molto spesso è importante trovare un punto di unione tra una certezza e un impeto creativo. Quindi questi sono dei tutorial che servono appunto come traccia per poi farvi sviluppare il disegno nei vostri modi consueti. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io approfitto di questo momento per dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti di Arte per Te. Benvenuti in questa famiglia creativa. Spero vi possiate trovare bene e divertirvi. E naturalmente mando un bacio a chi è sempre stato con me e a chi mi segue da tanto tempo. Un bacio a tutti, appuntamento sempre qua per il prossimo video. Per non perderlo, attivate la campanella. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao!